la colonia di tetraponera Rufo Nigra è giunta al terzo anno di vita e dopo varie vicissitudini, tra cui l'infestazione di acari, che nell'estate 2018 ha fortemente decimato il numero degli esemplari, tanto da farmi temere il peggio, ora è tornata più attiva che mai. Grazie alle alte temperature della stagione si sono avvicendate nuove deposizioni da parte della regina e nuove nascite che hanno contribuito allo stabilizzarsi della colonia, tanto da farmi predisporre un nuovo setup a loro dedicato. Il nido è rimasto lo stesso, lo avevo fornito di dimensioni leggermente maggiori rispetto alle reali necessità e di conseguenza riesce ancora a contenere egregiamente il numero degli esemplari. Quello su cui ho deciso di lavorare è la nuova arena. Il numero sempre maggiore di operai a caccia ed in esplorazione nella loro vecchia arena mi ha fatto decidere per un nuovo allestimento, decisamente più naturalistico, in modo da poterne valorizzare l'osservazione delle loro attività. Così ho preparato un nuovo spazio, esterno al nido, diverso dal precedente. Il fondo è costituito da uno strato di gesso di pochi millimetri colato direttamente nel contenitore e arricchito da una copertura di sabbia. La sabbia è stata cosparsa sul gesso ancora in fase di asciugatura, in modo che aderisse e diventasse parte stessa del substrato, impedendo così la rimozione durante le operazioni di pulizia o lo spostamento da parte delle formiche. Sembra quasi che abbiano capito che, al di là del tubo di congiunzione, ci sia qualcosa di nuovo da esplorare e da conquistare. Ed ecco che, una volta eliminato l'ultimo ostacolo dal tubo, le prime esploratrici fanno ingresso nel nuovo ambiente. Trascorsi i primi minuti di smarrimento, la concentrazione si focalizza sulla radice posta al centro del nuovo spazio. Tetraponera Rufo Nigra è una specie arboricola e questo elemento mostra di essere molto gradito, richiamando a sé la maggior parte delle operaie impegnate nell'esplorazione. Molte altre sono ancora ignare del fatto che, al setup originale, sia stato aggiunto un nuovo elemento, e trascorrono parecchi minuti prima che il segnale di trasferirsi venga recepito dall'intera colonia. Bisogna rispettare i tempi. Alcune altre, invece, cercano di capire quali sono i limiti, i confini del nuovo territorio, perlustrando i bordi del nuovo contenitore. E finalmente, il trasferimento è avvenuto con successo. Il nuovo setup si completa dalla provetta con acqua, che fornirà alla colonia l'indispensabile risorsa idrica. È sempre più noto che quella radice ha un ruolo davvero importante per il loro benessere. Ora bisogna far capire che questo nuovo ambiente sarà quello in cui andranno a foraggiare, pertanto è utile fornire del nutrimento. Il contenuto di una bustina di zucchero di canna, disciolto in circa 20 ml di acqua, è la dose per preparare il fabbisogno giornaliero di carboidrati per tutte le mie colonie. Lo somministro sopra ad un pezzetto di cotone per evitare che le operaie restino invischiate fatalmente nel liquido. Durante l'operazione di trasloco le ho lasciate a digiuno,
proprio per facilitare lo spostamento nel nuovo spazio, e adesso la somministrazione di alimenti risulta davvero necessaria. In brevissimo tempo la fonte alimentare viene raggiunta e altrettanto velocemente il segnale del suo ritrovamento viene propagato all'interno del gruppo delle foraggiatrici, che accorrono per il rifornimento. Questa colonia ha bisogno di una certa dose di proteine che fornisco regolarmente, 3 o 4 volte a settimana. Una peculiarità di questa specie è quella di poter cacciare prede vive. E a volte queste prede approfittano di un pasto prima di diventare a loro volta alimento per i predatori. Tetraponera rufo nigra non mostra interesse per le prede già abbattute. Il suo forte istinto alla caccia le porta a concentrare il proprio interesse solo a insetti vivi, che con il loro movimento innescano il rituale di inseguimento, cattura, uccisione e smembramento della preda. Il malcapitato insetto viene dapprima inseguito. Il suo istinto alla fuga alimenta l'aggressività e l'interesse delle cacciatrici, che nel contempo mettono in atto il reclutamento. Una volta immobilizzato da alcune cacciatrici, viene paralizzato dalle punture velenose che gli vengono inferte, ed infine ucciso, smembrato e portato direttamente al nido per alimentare le larve. È assolutamente indispensabile che la preda venga fornita viva, pena il totale disinteresse in una preda che manca di movimento, offrendoci allo stesso tempo la possibilità di osservare il complesso e spettacolare evento della caccia. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti oppure iscriviti al nostro gruppo Facebook di Enzi Italia. Grazie per la visione e al prossimo video.